Antonini, lei ovviamente e la Lega non siete favorevoli all'ospedale unico. Sì. Quale sarebbe secondo lei, secondo voi, diciamo, la soluzione a questo punto? Allora, diciamo, innanzitutto, prima di tutto ci opponiamo a questa situazione, perché comunque non va incontro assolutamente alle esigenze del cittadino. Cioè, sulla sanità bisogna speculare il meno possibile e pensare prima di tutto che è una questione molto poco politica, dovrebbe almeno essere, più invece un discorso di risolvere i problemi reali di chi veramente, in questo caso appunto il cittadino che ha dei seri problemi, il malato o i parenti delle persone appunto che sono malate. Allora, prevedere un ospedale unico di Vallata assolutamente non ha senso, perché tre ospedali in una provincia come Ascoli Piceno è impossibile, è impensabile. Quindi ciò che significa? Se facciamo un ospedale unico, gli altri due ospedali andrebbero assolutamente nel tempo a scomparire. Ora, come territorio ovviamente noi vorremmo un'equiparazione degli ospedali, sia quello di Ascoli e di San Benedetto, un potenziamento di entrambi. Se San Benedetto magari può essere eventualmente da un punto di vista di strutturale, di posizione, migliorato o comunque implementato nei servizi, sicuramente sarebbe un dato fondamentale, come allo stesso tempo Ascoli, che ha delle aree addirittura dello stesso ospedale non utilizzate. Quindi fondamentalmente è questo il discorso, cioè cercare di trovare anche da un punto di vista amministrativo, ad esempio, una certa autonomia. Si è parlato ad esempio di azienda ospedaliera Marche Sud, si è parlato di rimettere il discorso delle vecchie ASL che corrispondano alle province, ridare quindi diciamo potere in un certo senso ai territori, cercando di ovviare a quello che adesso è la gestione unica dell'ASL regionale, adesso c'è una gestione regionale, di ridare anche responsabilità in un certo senso all'assessorato, alla regione della sanità, cosa che anche adesso ad esempio non esiste un assessore regionale. Quindi voglio dire, cercare di reinserirsi in un discorso di riorganizzazione territoriale, però dove sia Ascoli che San Benedetto abbiano diciamo la stessa dignità. Ciò è possibile solamente mettendosi ovviamente seduti e trovando un po' anche un patto del territorio, che credo sia fondamentale e necessario. Grazie.